Sindaco, sulla sentenza della Cassazione di ieri in merito ai negozi che vendono cannabis legale, che idea si è fatta? Ci sono parecchi imprenditori che di fatto saranno costretti a chiudere bottega dopo pochi anni. Bisogna leggere bene le motivazioni, insomma. Io credo che una censura totale sia anche sbagliata, però bisogna leggere i dispositivi, quindi non lo so, molto difficile da giudicare, bisogna avere anche le competenze giuste e mi è chiaro che c'è una parte di mondo economico che sta cercando di lavorare nella legalità, quindi difficile ancora dare un giudizio. Sindaco, invece per quanto riguarda il suo futuro politico, lei ha già fatto chiarezza in questo senso? Ma penso più chiarezza di così non ne posso fare, insomma. Io amo moltissimo quello che faccio e quindi continuerò certamente a fare quello che faccio. Se il tema è fare politica, da qua possiamo far molto. È chiaro che, come vedete, il mio tentativo è quello di, da un lato, amministrare la città, dall'altro indirizzare il dibattito politico su temi, non è che sono alti, ma che sono temi a volte complessi per cui si rifuggono, ma che modificheranno il nostro vivere sociale. E di nuovo non c'è un luogo migliore di Milano per sperimentare questo tipo di dibattito. È più facile che qui ci sia la consapevolezza relativamente a quello di cui stiamo parlando. Oggi in giunta avete parlato del rimpasto che si avvicina per l'uscita di Maiorino? No, assolutamente. Non so se anche nemmeno chiamarlo rimpasto sarà una sostituzione. Mi prendo un mese di tempo per due motivi. Uno, perché lo voglio far coincidere con il cambiamento che ci sarà un po' in parte negli uffici, perché i dirigenti a tempo indeterminato scadono, che non vuol dire che non verranno rinnovati. E il secondo motivo è che ci voglio riflettere bene, perché mi auguro che quello che cambieremo, poi cambieremo qualcosa e poi andremo avanti così fino alla fine del mandato. Ormai mancano 2 anni e quindi non molto, bisogna portare a casa risultati rispetto al lavoro fatto.